questo lasciare dei ragazzi in questo mare magno del web, dell'informazione. E certamente la polizia postale è sempre stata molto vicina a questo. E il fatto che la polizia riesca a entrare nelle scuole, a essere vicina ai bambini, a essere una sorta non di fratello grande, di grande fratello, ma al contrario, di amico. Perché è questo che è molto importante, dare degli strumenti di difesa da chi è nuovo nel settore. Si è visto proprio come in realtà sia necessario entrare capillarmente nella testa dei ragazzi, quindi nelle scuole. Chi è che può proteggere dei bambini, ma anche dei ragazzi? Voi quello che dite entra nelle case di tutti, viene ascoltato, a volte si creano dei modelli e lo stesso fa il web. L'unico modo in cui abbiamo a disposizione per cercare di combattere questa specie di fantasma virtuale che colpisce i più deboli è quello di inserire dei valori. Cioè, i valori, io faccio una televisione che vi parla di cose, di scienza, di storia, eccetera, però se guardate bene, inserisce dei valori, quello che è buono, quello che è cattivo, dare degli strumenti, poi ognuno decida. È questo, l'informazione. Si ha bisogno di investimenti in tecnologia, si ha bisogno di norme, si ha bisogno di rendersi conto come lo spazio virtuale di fatto superi ogni tipo di confine. Noi spesso ci siamo trovati anche a fare discorsi di competenze semplicemente in Italia tra luoghi dove è commesso il reato, quindi bisogna pensare a reati che vengono commessi in maniera transnazionale, bisogna fare degli investimenti forti perché forti sono gli investimenti della criminalità. Bisogna, per quello che ci riguarda, investire molto sulla formazione del personale, sulla formazione delle professionalità, e noi ne abbiamo di assolutamente importanti che sono un vanto. Quello che secondo me però, tornando ancora alla sua domanda, è fondamentale è quello che in tutte le nostre attività non bisogna mai perdere di vista la persona in tutte le sue declinazioni, partendo da chi è più piccolo, chi è più fragile, e avendo sempre presente che per ognuno di loro, per un anziano che subisce una truffa, così come per una grande società che è aggredita, è necessario lo stesso sforzo e lo stesso impegno. Però di cominciare, consentitemi di fare un saluto personale ed istituzionale al prefetto Giannini, persona che ho avuto la fortuna di apprezzare prima umanamente che professionalmente, che come sapete insomma è stato nominato nuovo prefetto di Roma, a cui va il ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto alla guida della Polizia di Stato in questi anni. E che a cui spetta un compito altrettanto difficile, ma che certamente saprà svolgere nella maniera eccellente. La collaborazione interistituzionale è assolutamente fondamentale. Io credo che negli ultimi tempi sia stato fatto uno sforzo notevole anche a livello normativo, regolamentare, per cercare di attribuire anche nell'ambito della pubblica amministrazione le diverse responsabilità. Noi come comparto intelligence siamo in contatto direi quasi quotidiano con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, abbiamo una collaborazione operativa molto intensa, così per come sono molto intensi i nostri contatti con la CN, con l'agenzia, soprattutto per quella che è tutta la parte di resilience, che è competenza primaria ed esclusiva direi dell'agenzia. Detto questo,
nella definizione di questa responsabilità il cosiddetto NCS rimane il fulcro dell'architettura nazionale di sicurezza per quanto riguarda la cyber security. È un nucleo che ricade nella competenza primaria dell'ACN, ma io mi permetto di dire che non è sufficiente. Bisogna continuare a fare ulteriori sforzi. Nella nostra lavoro quotidiano abbiamo come obiettivo quello, se mi passa il Ministero degli Interni il riferimento, un CASA che si occupi anche di cyber, nel senso che la condivisione delle informazioni a livello nazionale è fondamentale, sottolineo che anche la condivisione di informazioni a livello internazionale diventa sempre più rilevante e in questo contesto, con questo poi concludo, credo che sia arrivato il momento di allargare questo tipo di collaborazione all'autorità giudiziaria. La prima necessità è quella di portare avanti questo processo di robustezza, di robustimento della superficie digitale, che naturalmente dovrebbe trovare dei filtri più robusti, più resilienti, appunto, per non essere immediatamente, diciamo, stravolta dall'attacco che le viene portato dall'attaccante. E quindi la prima cosa è organizzare bene una delle prime missioni, forse la prima e più importante missione che viene indicata nella strategia, cioè la protezione. Ma l'idea di protezione porta con sé anche la risposta, che non è una risposta come può dare la polizia postale, cioè andare alla ricerca dell'attaccante e assicurarlo alla giustizia. Nel nostro caso la parola risposta ha un altro tipo di accezione, un altro tipo di declinazione, cioè significa, e attiene proprio alla resilienza, organizzare meglio la ripresa, la riabilitazione, diciamo, del sistema che viene attaccato, il sistema informativo, in modo tale che il funzionamento di quei sistemi e della rete che sono attaccati in quel momento possa avvenire nel più breve tempo possibile, nella maniera più efficiente possibile, in modo tale che l'interruzione di un servizio avvenga per poco tempo o non avvenga affatto. È necessario ripensare anche le tecniche di regolamentazione legislativa, perché poi ne deve essere consentito l'adeguamento e l'adattamento alla realtà che i processi legislativi non consentono. Quindi occorre anche distribuire su diversi livelli, quindi la funzione di regolamentazione legislativa, ma quella fondamentale di fissazione di principi, di fissazione di limiti non superabili, quindi determinazione di obblighi, inderogabili, ecco, quella è una funzione tipicamente propria della responsabilità del legislatore. Da questo punto di vista vi è un'urgenza che io spero sia presto avvertita nella sua realtà.